Allora, siamo a lunedì. Lunedì è una giornata del cazzo un po' per tutti, perché ricominciare è molto duro, specialmente in questo periodo che comincia anche il freddo. Allora, mi stava rivenendo in mente una cosa che ho subito, come tutti noi, fino a 3 mesi fa. Allora, non potevi aprire TikTok che ti appariva subito Elisa Esposito. Tutti voi sicuramente saprete chi è Elisa Esposito. Per chi non se la ricorda o per chi non conosce il nome, è praticamente quella ragazza che aveva, diciamo, diffuso più di tutte le altre persone il corsivo. Allora, che succedeva? Tu aprivi TikTok, ti arrivava sempre la faccia di questa ragazza bellissima, perché è proprio bella secondo me, sta rompicoglioni che te diceva: amio, amio, sempre stami. Insomma, una cosa insopportabile. Dopodiché, praticamente, dopo questo boom di visualizzazioni per questa stronzata assoluta che si era inventata, è scomparsa. E allora uno dice: ma alla fine era anche una ragazza simpatica, è anche una ragazza simpatica, insomma, alla fine non fa nulla di male. È bella, quindi è anche piacevole andarla a vedere. Questi giorni esce continuamente il video di lei e di sua madre, perché c'è stata la polemica che sua madre ha detto che preferisce che la ragazza vada a lavorare, cioè nel senso che faccia questo lavoro di influencer, diciamo così, piuttosto che andarsi a spaccare la schiena in un qualsiasi lavoro, non lo so, a fare la commessa, a fare la scaffalista, non lo so, insomma, questi mestieri qui. E quindi la madre di questo ne è contenta. È nata una polemica. Ah, ecco le mamme cosa insegnano, ecco che cosa insegnano le madri oggi. Allora, io vorrei fare una piccola mia opinione, vorrei dire una mia piccola opinione. Quando si mandano a studiare i figli, ad esempio, no? Perché un genitore manda a studiare i figli? Perché vuole che questo figlio trovi un domani un lavoro un pochino più retribuito e meno faticoso. Mi sembra giusto. Perché fai laureare un figlio o una figlia? Lo fai laureare perché speri che un domani prenda un buon lavoro e abbia una posizione, fatichi di meno, abbia un futuro migliore. Allora, scusate, questa madre che ha detto, giustamente, perché io questa volta do pienamente ragione alla madre di Elisa Esposito, che tra l'altro voglio aprire e chiudere parentesi, una gran bella donna anche lei. Lei ha detto, dice: io sono contento che mia figlia faccia l'influencer piuttosto che la scaffalista di un supermercato. Sono andati di tutto e di più. Stavo leggendo i commenti ieri sera, che poi era parecchio che non la vedevo, questa Esposito, Elisa Esposito, quindi dico: ma dico, che cosa stanno facendo? Sono andato a leggere i commenti, tutti a criticare questa madre. E lei giustamente ha anche fatto un video di risposta dicendo: guardate, io ho una grande mamma che mi ha sempre assecondato in quello che faccio, ma su quello io gli do, mamma mia, pienamente ragione, ha pienamente ragione. È chiaro, sì, certo, non è che sta facendo la pilota, l'hostess di linea, però guadagna dei soldi, ha costruito un personaggio attorno a lei in un certo qual modo. È diventata anche, come si dice, indipendente rispetto alla famiglia.
non vedo perché criticarla tanto, criticare la mamma. Certo, la mamma ha preso la palla al balzo per mettersi in mostra, ma sapete cosa vi dico? Onore a lei, ha fatto benissimo, una bella donna. Ha una figlia intelligente, e attenzione a questa frase che ho detto, ha una figlia intelligente, non ho detto che lei sia intelligente, non ho detto questo, ho detto ha una figlia intelligente. Quindi, sapete cosa vi dico? Che io non riesco a capire sinceramente tutta questa polemica attorno alle affermazioni della mamma di Elisa Esposito. Secondo me lei gliela molla, è intelligente, si fa gli affari suoi e va bene così. La mamma giustamente ha preso la palla al balzo, ma perché criticarla? Non riesco a capire questa cosa qui, sempre questa necessità di attaccare il prossimo, di criticarlo, di parlarne male, quando poi andando a analizzare le cose non c'è assolutamente nulla di incompleto. Certo, è chiaro, sarebbe stato meglio se lei avesse fatto un lavoro socialmente utile, ma non lo fa, ha scelto questo, sta bene lei, stiamo bene tutti. Soltanto questo volevo dirvi, ragazzi. Buon lunedì e facciamoci forza, che è tosta. Ci vediamo domani, ditemi cosa ne pensate. Ciao a tutti.